Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale, rieccoci con XCOM 2, pronti a partire per un'altra missione. Andiamo sul ponte, questo è il quinto episodio. Ok, subito ci arriva il messaggio. Comandante, dopo i nostri recenti successi, i membri della resistenza nella regione Nuova India ci hanno inviato dei rapporti su attività che meritano la nostra attenzione. Tempo per indagare, 7 giorni, ricompensa scienziato. Vabbè, indaghiamo a sto punto. Nuova rotta per l'Avenger. Vediamo che scopriamo. Risorse aggiuntive, forse? Ah, uno scienziato, se gli stiamo tutto il tempo lì. Ok. Queste scoperte saranno cruciali per i nostri sforzi, comandante. Perfetto, assegniamo una nuova ricerca. Allora, fino a... ci sono fatte bastare corazze di fortuna sembrare la scena con i materiali di recupero. Abbiamo trovato un modo di produrre un tessuto in nanofibra multistrada in grado di resistere agli impatti diretti come le armature tradizionali, ma senza il peso aggiuntivo. Va bene, dei corpetti quindi sotto per resistere meglio ai colpi. Infatti, corpetto in nanoplacche. La stessa cosa che c'era in XCOM 1. Va bene, accettiamo. Quindi adesso li possiamo produrre? Dopo controllo. Vediamo la ricerca. Qui ci chiede ancora 5 giorni, quindi aspetterei un attimo e farei un'autopsia, direi sul soldato. Visto che ho poca esperienza in campo chirurgico, l'equipaggio preferirà che io affini le mie abilità sulle forze Advent cadute prima di curare i nostri feriti. Beh, mi sembra ovvio. A prima vista le truppe Advent sembrano umane, perché gli alieni hanno nascosto le loro differenze più evidenti con un casco ben progettato. Guardate il sangue, mamma mia, arancione. Andiamo un attimo in armeria. Inizio a essere stufo del costante controllo della dottoressa Shen. Sono un tipo paziente, ma prima o poi dovrà fidarsi di me, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Scusa, in ingegneria... Quando vuole, sono pronta a partire. Ok. Ingegneri, abbiamo questo qui che rimuove i detriti. Costruire oggetti. Allora, corazze, corpette in nanoplacche. Ci chiede 30 soldi, 2 cadaveri di soldati... E ci dà questo corpetto. Io ne farei uno per vedere com'è. Ok, e dopo proveremo a metterlo. Avrei a uno risparmiato dei nostri un soldati. Sacco di tempo nelle riparazioni se avessi idea di come tradurre la loro lingua. Purtroppo i linguisti scarseggiano da queste parti. Va bene. Intanto continuiamo con la ricerca qui. Ok, visualizziamo la stanza. Non abbiamo abbastanza soldi per fare niente. Mettiamo allora qui. Diciamo al nostro Ramirez di scavare pure qui. Così ci liberiamo posto per le eventuali stanze quando avremo i soldi, che dovrebbe succedere fra 4 giorni. I rifornimenti arrivano, quindi bisogna solo aspettare un po'. Non avrei mai potuto prevedere questo risultato, ma è davvero interessante. Assegniamo una nuova ricerca. Nonostante un'analisi approfondita, devo ancora scoprire quali vantaggi i soldati ibridi Advent traggano dai loro occhi enormi. Verificare l'acutezza della loro vista sarà molto difficile. Vabbè, vi lascio leggere questo qui, io me lo leggo al volo un pochettino. Ok. Minimo.
Scanner militare. Lo scanner militare ci dà una visione migliore del campo di battaglia. I soldati possono lanciarlo come una granata nei punti della mappa che vogliono rivelare. Verranno rivelati anche eventuali nemici nascosti o celati. Questo mi piace. Accettiamo. Vabbè, autopsia su sectoide allora. Io non ne ho mai visto uno, ma molte testimonianze parlano di una variante di sectoide più piccola e meno minacciosa durante l'invasione originale. Sì, erano infatti allora, più allora, questa nuova creatura, frutto di un'evidente manipolazione genetica, è diventata un volto familiare per le nostre forze che operano sul campo. Torniamo indietro e torniamo al ponte. Continuiamo la nostra ricerca. Niente, tutto tace. La Advent non si è fatta sentire. Suppongo di dover ringraziare lei per questo. È un piacere, The Mother. Godetevela finché dura. Lo faremo, grazie. Il sistema di purificazione dell'acqua. C'è un segnale potentissimo dalla torre della rete Advent. È globale. Signore, venga a vedere. Che succede? Amici cittadini, per 20 anni la coalizione Advent ha lavorato senza sosta per mettere fine ai disastri e alle ingiustizie del vecchio mondo. Sotto la nostra guida le città prosperano, la gente vive bene e le malattie scompaiono. Eppure, c'è ancora chi si ostina a non volere accettare in alcun modo la verità. Facinorosi, che vogliono distruggere ciò che abbiamo creato. Contatti multipli in avvicinamento al rifugio Alpha 7. Tutto questo deve finire. Mentre vi parlo, le forze di pace ci stanno avvicinando. Il segnale è disturbato. Stanno avanzando nei territori esterni per porre fine a questo flagello una volta. Vengono proprio verso di voi. Vi sto perdendo, Avenger. Ritrovateli. Garantiremo la vostra sicurezza e il vostro benessere durante la crisi. Portate la gente fuori da lì! Con la vostra cooperazione riusciremo a sconfiggere questi ribelli, spianando la via verso un altro ventennio di pace e prosperità. Non possono farcela. Comandante, dovremmo preparare subito una squadra. Miseria. Una della nostra squadra è pronta a dirigersi al rifugio della resistenza assediato dagli alieni. Siamo pronti a partire a un suo comando. Ok. Una rifugio della resistenza nel Genoa India. Dobbiamo intervenire rapidamente per evitare altre perdite. Impostazione rotta per la zona regionale indiana. Vediamo se qualcuno dei nostri ex soldati è pronto a partire. Ah, lo specialista. Doppio specialista però. Io farei 1-1-1. Attiratore scelto, ok. Milena al posto del... di questo qui. Rimuoviamo questo, mettiamo la granata, solo scossa, sì, è solo scossa, quindi ne abbiamo uno di ogni tipo. Diamo al medico il kit medico e il corpetto lo diamo al granatiere. Ah, però abbiamo due tiratori, aspettate. Andiamo qua, mettiamo 1, 2, 3. Ranger ce l'abbiamo, spedale ce l'abbiamo, granatiere ce l'abbiamo.
Abbiamo solo tre classi, mi sa. Sì. Allora facciamo un altro ranger qua. E andiamo a questo qui. Ah no, questo deve lanciare le granate, quindi non può prendere il corretto. Lo diamo al... a questo qui, va. Prenditi il corpetto, visto che devi andare in corpo a corpo. Ah no, adesso abbiamo tutte e quattro le classi. Bene, non mi ero accorto. Va bene, abbiamo. Sì, abbiamo cecchino, granatiere, ranger e specialista. Perfetto. Skyranger, partito. Menas pronta a sbarcare. Iniziamo. Abbiamo scoperto che gli alieni hanno ammassato una forza imponente per colpire un avamposto della resistenza nelle vicinanze. Quella gente ha un disperato bisogno di noi. Sventeremo la minaccia nemica e difenderemo l'area. Ok, dobbiamo salvare almeno 6 civili. Quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione. Eccoci sbarcati. Ok, allora partiamo subito a posizionarci. Mettiamo lei qui. Corro! Vai via da qui! Uno è già stato. C'è la Advent! Allora, io direi, ma il granatiere riesce a beccare tutti così? No, non ci rientrano da tutte e due. Vabbè, cecchino, mettiti qua. Mi muovo verso le coordinate. Ah, non è il cecchino, è lo specialista questo. Vabbè. Spara, va. Mancato. È ancora vivo! Anderson, dai, tu sei il cecchino della posizione squadra. Posizione confermata. Però puoi sparare solo con la pistola, allora spara a lui, vai. Bene. Affermativo. Ok, Milena. 51-31. Proviamo sul 31, lo so che è basso, però... Infatti ti pareva. Ah, nemico ancora vivo! Conveniva mettersi in guardia, mi sa. Ok, primo civile perso. Se la prendono con i civili, comandante, dobbiamo fermarli. Lo sto vedendo. Rianima il civile. Mi fa combattere per lui. Sì, ha rianimato il civile. Cavolo, ci ha colpito. Usiamo l'abilità del supporto del gremlin. Vediamo un po'. Cura, va. Gremlin, azione medica. Vai, samurai, fendente sul sectoide. Madonna, 7 danni gli ha fatto. Potente quell'abilità. Cecchino. Porta di qua. Sto andando. Pistola. Sul sectoide, vai.
perfetto. Nemico eliminato. Non fermare questo. Si è morto. Adesso te portati qua. Ok. Vabbè, sei morto. Ti sei beccato un po' di piombo in faccia. Nemico a terra. Sto usando molte munizioni. Tu ti muovi in avanti e basta. In movimento. Dobbiamo mandare il cecchino sulla roulotte se riusciamo, che almeno c'è un po' di altezza da cui sparare. Qui si sentono movimenti strani. Ah, cecchino, dove stai? Anderson, muoviti qua, vai. Eseguo. Per avere la visuale. Vedo la posizione delle truppe Advent. Vado. Sei al sicuro? Via da qui. Che è il protocollo di supporto? Ah, ok. Granata? Ah, te non hai la granata. E allora posizionati qua, va. Mi muovo. Pendente, lo puoi fare di nuovo? Madonna. Vai, subito. Abilità più forte del gioco per adesso. Sistemato. Perfetto. E tu mettiti qua. Ricevuto. Ah, un altro pezzo. Gli alieni stanno uccidendo a vista, comandante. Dobbiamo me ne salvare sono quelle persone. Lo so che devo salvare, però mi devi concedere il tempo. Allora, samurai, ammazziamo questo qui. Aia. Cazzo, ci hanno preso però. Portatemi a casa, vi prego. Te ti puoi muovere ancora? No. Tranquillo che non ti curiamo ancora. Bot vai, Gremlin, cura. Perfetto. Non c'è nessuno. Mettiamoci qua. Parto. E ricarichiamo se possiamo. Cioè abbiamo un proiettile solo. E adesso ne abbiamo di nuovo full. Arma pronta. Il cecchino mi piaceva averlo qui, però. A sto punto mettiamolo qui. Si può fare. E al prossimo turno lo muoviamo sul tetto. Sono dentro l'edificio, quindi
c'è il muro. Oh, attraverso il muro, eh. Ah, è riuscito a sparare. Ancora impanicato. Allora, vai qui, che almeno liberiamo. Sei al sicuro, ora muoviti. Tizio. Sali sulla roulotte. Io salirei in cima. Ordine ricevuto, mi muovo. Metterei guardia con pistola. Affermativo. Mi sto muovendo. Vai, lancia granate, vai. Ok, un po' di danni li abbiamo fatti. Prego, non controllo. Ha rianimato. Va bene. Avvicinati a quello lì. Perfetto. Ora lancio una bella granata lì dentro. Vedi che ti combino. Guarda che ti becchi, eh. Guarda, regalino per te. Adesso ci va il samurai e siamo a posto. Vai, 88%. Bersaglio inerme, ho trovato qualcosa. Nucleo di Elerium, ripetitori avanzato. Preso. Oh Dio, che cos'è questo? Quanta vita ha? Parlare di una specie 2, 4, 6, 8, tipo 10 di vita. Una specie è molto interessante. Meno male che c'è il cecchino. Se avessimo una struttura adeguata. Non ci pensi nemmeno. Vai, fucile di precisione, cecchinata. 5 danni per peccato, vai. Muoviti da qui, tanto c'è niente da fare. Mi sa che è lento quel gigante e credo vada solo in corpo a corpo. Ha recuperato 2 di vita. Porca! Salve gigante. Non volevamo offenderla. Infatti con fucile precisione da così vicino. Vediamo la samurai se riesce. Sì, vai samurai. Sali, sali. È rimasto a 3 di vita. Proviamo col cecchino senza star a far salire tutti.
perfetto. Uccisione confermata. In mezzo al buco che era rimasto. Mena sono 5, è stato confermato. Non rileviamo altri contatti, la zona è libera. Buonissimo. Mena sono 5, è stato confermato, missione compiuta. Oh, quindi 10 su 13 ne abbiamo salvati, feriti 2. Dai, direi che è stato un successo, più o meno, a parte per quei 3. Eccoci di ritorno alla base, ecco i nostri eroi un po' provati. Proviamo. Allora, fantasma. Quando la squadra viene rivelata, questo soldato rimane nascosto. Infligge più 2 danni per tutti gli attacchi con la spada. Beh, maestro con la spada tutta la vita. Ma proprio non c'è neanche da pensarci. E te, allora, centro perfetto, mani fulmine. Centro perfetto spara un colpo con una piccola penalità alla mira, infliggendo molti più danni. Mani fulmine spara con la pistola al bersaglio, questo attacco non costa un'azione. Direi mani fulmine, perché già la percentuale di miss è alta in questo gioco, quindi mani fulmine. Continuiamo. Abbiamo recuperato ripetitore, nucleo e vari cadaveri. Senza volto. Salve, comandante. Quindi ci riserve, buono. Volontà ripristinata è aumentata. Perfetto, perfetto. Allora io direi che ci possiamo fermare qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, una condivisione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!